recensione di Watch Dogs. Questo è il nome che la Ubisoft ha dato a questo fantastico gioco, che merita davvero tantissimo. Potrebbe dar filo da torcere addirittura a Grand Theft Auto 5. Ora parliamo degli incidenti, una delle cose più fondamentali in un videogioco open world. Non sono molto realistici, ma non mancano incidenti casuali o causati da noi a causa di hackeraggio di semafori. Dando ripetuti frontali su un muro, l'auto non si ammacca. Comunque uscirà un gameplay in cui voi potete vedere cosa succede. Molto bella l'animazione dei vetri che si rompono anche nelle vetrine. Il fumo dall'auto è molto realistico, l'unico problema è il colore, è troppo bianco. Quando rubiamo un veicolo o uccidiamo una persona, un passante può chiamare la polizia e noi dobbiamo ucciderlo per impedire che chiami la polizia del tutto. Ora parliamo delle animazioni, la corsa è molto realistica, anche le sparatorie. Molto belli i vetri delle auto quando vengono o sparati o incidentati e quindi fratturati, molto molto realistici. La polizia è molto difficile da seminare. Ed è un'ottima intelligenza artificiale e programmazione. Non si può sparare dal veicolo, questo non piace a molti. Le persone investite non sono molto realistiche. Se non si guida bene, finiremo uccisi. Molto belli i dialoghi in italiano. Ora passiamo proprio al cuore del gioco. Possiamo creare le persone, gli smartphone e vedere le conversazioni, rubare i soldi alle persone sempre tramite hacking. Le missioni non vengono spiegate abbastanza bene e siamo rimasti anche bloccati nella fase di gameplay. Questo è Watch Dogs, guarda l'unboxing e ci vediamo al gameplay. Se il video ti è piaciuto clicca mi piace, iscriviti al mio canale per rimanere sempre aggiornato sulle news, sugli unboxing e sulle recensioni.